Dall'inizio del 2022 in provincia di Cuneo denunciate 83 persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. A Mondovì premiato l'impegno di piccole e medie imprese del territorio con il riconoscimento di maestri del commercio. Martedì 10 maggio a Cuneo arriva Andrea Bocelli nell'ambito degli appuntamenti per festeggiare i 30 anni della Fondazione CRC. Pallavolo maschile, Cuneo batte ancora Santa Croce e vola in finale playoff. In campo femminile, Mondovì perde la prima partita con Macerata. Un saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, parliamo in particolare di sicurezza sulle nostre strade, sulle strade della provincia di Cuneo, con i dati che sono stati comunicati dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che dicono che sono 83 le persone denunciate in grande dall'inizio di quest'anno, poiché sorprese al volante, ubriache o sotto l'effetto di stupefacenti. 83 persone denunciate, 77 perché guidavano in stato d'ebbrezza, 6 perché erano al volante sotto l'effetto di stupefacenti. E questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri in Granda dall'inizio dell'anno. Si tratta di denunce in stato di libertà, tranne che per un caso, in cui i militari hanno proceduto all'arresto obbligatorio di una persona per omicidio stradale, poiché questi, dopo essersi messo alla guida in stato d'ebbrezza alcolica, ha causato un incidente stradale mortale. Scendendo più nello specifico rispetto alle 83 persone denunciate, emerge che la stragrande maggioranza, ovvero il 91,6%, è composto da uomini, l'86,7% è composto da italiani. La fascia d'età maggiormente interessata è quella compresa tra i 26 e i 35 anni, il 36,1%, a seguire quelle tra i 36 e i 50, 24,1%, e poi quella tra i 18 e i 25 anni a quota 22,9%. Ben più staccata la fascia tra i 51 e i 60 anni, 9,6%, e sono pochi quelli sopra i 60 anni, ovvero il 7,2%. Il valore di alcol nel sangue più alto in assoluto rilevato è stato quello di un uomo di 34 anni, al quale, dopo un incidente autonomo con il proprio mezzo, è stato riscontrato un tasso di 3,06. Per capire, si pensi che per un uomo di 75 kg questo equivale approssimativamente all'aver ingerito a digiuno poco meno di 1,7 litri di vino. Il valore di alcol nel sangue più alto in assoluto rilevato invece in una donna, una 49enne controllata alla guida di un'auto, è stato di 2,23. Delle 83 persone denunciate, 20 erano rimaste coinvolte in incidenti stradali autonomi o con altri mezzi. L'area più coinvolta è quella del Braidese, quella meno interessata, la zona di Borgo San Dalmazzo. Restiamo ancora alla cronaca. Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio, tra Pinerolo e Saluzzo, lungo la strada provinciale 589 in direzione Saluzzo. Un autotreno è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco in un campo. Fortunatamente è rimasto illeso il conducente del mezzo, che vedete come si è ribaltato in un campo in questa immagine, e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Quindi insomma, vedete le immagini, ma fortunatamente nessuna conseguenza per la persona che si trovava al volante. Ora andiamo a Mondovì, dove nel weekend si è svolta la cerimonia di premiazione dei maestri del commercio organizzata dal sodalizio 50 e più, un riconoscimento importante per l'impegno di tante piccole e medie imprese del territorio. Vediamo. Si è svolta presso il ristorante La Borsarella di Mondovì la cerimonia di premiazione dei maestri del commercio organizzata da 50 e più Cuneo. Un riconoscimento destinato ai commercianti con 25, 40 o 50 anni d'attività, che ha visto la presenza di numerose autorità. Decine i premiati con aquile di diamante, d'oro ed argento. Questo comparto è stato importantissimo negli anni a creare le condizioni di questo modello Cuneo che oggi
celebrato in ogni parte del nostro paese, ma grazie alla caparbietà, all'impegno, al lavoro, alla una tradizione che non è mai, che non finirà mai, dell'impegno cuneese nel dare tutti se stessi alla crescita di questa nostra società, oggi abbiamo l'opportunità, la forza di poter guardare avanti con coraggio, prendendo esempio da chi oggi è stato premiato, e mi auguro che questo sia un monito per i figli, per i nipoti, per chi verrà dopo di noi, per chi verrà dopo questi premiati, per ridare e continuare a dare a questa nostra comunità quelle motivazioni che ci serviranno a guardare con ottimismo al nostro futuro. Oggi avevamo una platea di piccoli eroi che hanno resistito, che hanno, si sono rimboccate le maniche per andare avanti. Ecco, questo è il valore del nostro, della nostra imprenditoria. Sì, questo è il valore della nostra imprenditoria, che è stato anche confermato da molti che sono intervenuti oggi a questa cerimonia. Il lavoro con la L maiuscolo, che è il lavoro che faticosamente, soprattutto rappresentato dalle PMI, dalle micro e piccole imprese che sono a conduzione familiare, che tutti i giorni alzano la clare e si mettono a disposizione dei consumatori, del pubblico, e lo fanno con un senso di dovere, di abnegazione, ma anche con una grande soddisfazione di rendere felici, di servire bene il proprio cliente, il proprio consumatore. C'è stato anche un riconoscimento personale a lei? Sì, il presidente Dardanello, presidente di 50 e più, mi ha conferito, e l'ho già appeso al bavero della giacca, l'Aquila d'Oro. È stata per me una sorpresa da un lato, ma però il riconoscimento, nelle parole di Ferruccio, dell'impegno che ho dato a questa organizzazione ormai da oltre 30 anni è stato emozionante da un lato, dall'altra mi rende ancora più, diciamo, responsabile e consapevole che il lavoro ce n'è ancora da fare molto, però come ho detto nel mio intervento sono da sempre stato a servizio delle imprese, sono uomo di istituzione, uomo che si è messo a servizio perché piace giocare in squadra. Oggi abbiamo vissuto un momento emozionante, ci siamo fermati anche a dire grazie a 40 nostri imprenditori ai quali abbiamo conferito l'Aquila d'Argento, d'Oro e quelle prestigiose di Diamante per oltre 50 anni di attività, ed è un buon momento anche per così, dopo 2 anni di pandemia, trovarsi in presenza e quindi stringere una mano, dare una pacca sulla spalla a chi in tutti questi anni ha contribuito alla crescita economica di questa nostra grande provincia. Ed ora il consueto aggiornamento sulla situazione dell'emergenza pandemica in regione Piemonte, con i dati che ci arrivano proprio dalla stessa regione, che possiamo vedere insieme. Allora, situazione ad oggi 9 maggio, i nuovi positivi sono 1014 nelle ultime 24 ore in Piemonte, con un rapporto tra positivi e tamponi effettuati del 7,9%. Tamponi effettuati oggi sono stati 12.862, stabile il numero dei ricoveri, non c'è stato nessun incremento né discesa del numero dei ricoveri, che sono 659, appunto quelli ordinari, mentre in terapia intensiva c'è un leggerissimo aumento, più 3 in Piemonte, sono al momento 22, e ci sono stati anche nella giornata di oggi 3 decessi. Cambiamo argomento. Il 2022 è l'anno in cui la Fondazione CRC festeggia i suoi primi 30 anni di vita. Tanti gli appuntamenti organizzati per questa ricorrenza, tra cui spicca l'evento di martedì 10 maggio, che vedrà protagonista a Cuneo al Palazzetto dello Sport Andrea Bocelli. Ci sarà anche Matteo Romano. Il 2022 è l'anno che celebra i 30 anni della fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo. Ci saranno ovviamente degli appuntamenti per festeggiare questo evento, ma ce n'è già uno, forse abbastanza imminente. Sì, 30 anni di fondazione, 30 anni vanno festeggiati. Inizieremo già il 10 di maggio al Palazzetto dello Sport con il maestro Andrea Bocelli. Abbiamo una giornata bellissima, ritengo
molto, molto importante, perché avremo oltre 3.000 ragazzi che potranno dialogare insieme al maestro Bocelli. Il maestro Bocelli verrà a parlare del talento. Il talento è un po' anche la mission per il 30° anno della fondazione. Lui parlerà della sua storia personale, lui che arrivava da un paese di campagna, lui che era una persona semplice e anche con dei suoi problemi, oggi è diventato sicuramente l'artista italiano più famoso e più conosciuto al mondo. Ecco, lui vorrà dirà e dialogherà con tutti i nostri giovani e vorrà spiegare a tutti i nostri giovani che il talento è una cosa importante, che crederci è ancora più importante, e quindi io sono certo che sarà una giornata fantastica, unica, e che porterà, che aprirà un po' i festeggiamenti del 30° anniversario della fondazione, 30° anniversario che noi vogliamo dedicare ai giovani. Avremo poi Spazzamondo, un'iniziativa importante che già lo scorso anno ha avuto 15.000 persone partecipare e dare una mano al territorio. Crediamo che tutti i giovani debbano essere premiati, quindi i giovani che verranno sia al concerto poi a Spazzamondo potranno poi essere da noi ringraziati con potendo poi partecipare ai concerti che quest'estate andremo che abbiamo in calendario insieme a Collisione. Finiremo poi in inverno sulle piste di sci a Prato Nevoso, dove ci sarà una giornata conclusiva legata a trasporto, quindi sullo sci, e poi la serata con un grande concerto. Ecco, questi sono un po' i regali che noi vogliamo fare ai giovani. Poi apriremo Rondò dei Talenti, quindi questo spazio che è stato che verrà ridato alla città, che verrà ridato ai giovani, che però verrà ridato a tutta la cittadinanza, perché sarà uno spazio aperto tutto il giorno, libero a tutti, uno spazio che abbiamo rifatto completamente, era uno spazio ormai in disuso, anche un po' fatiscente. Vedrete, a metà giugno sarà aperta e sarà uno spettacolo anche questo, e poi regaleremo alle 4 città più importanti per la fondazione, ovvero Cuneo, Alba, Bra e Mondovì, 4 opere d'arte di artisti contemporanei di livello internazionale, che oltre a regalare un qualcosa importante potranno anche portare turismo, perché io sono convinto che queste opere verranno viste un po' da tutte le parti del mondo. Nella notte tra sabato e domenica è venuto improvvisamente a mancare Stefano Bongiovanni, responsabile dell'ufficio di Stato Civile delle politiche giovanili del comune di Cuneo. Aveva 54 anni, è morto in seguito ad un infarto nella sua casa in frazione Cerialdo. I funerali si svolgeranno domani, martedì 10 maggio alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Pio, appunto a Cerialdo. Proprio per permettere al personale di partecipare alle esequie del collega scomparso, nella giornata di domani, martedì 10 maggio, l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cuneo rimarrà chiuso al pubblico dalle ore 9.30 alle 11.30. Cambiamo ancora argomento. Nonostante il maltempo, a Fossano nel weekend è tornata Expo Flora, la manifestazione che celebra l'orto florovivaismo con esposizioni di fiori, di piante, con tanti colori, tanti profumi, ma anche momenti gastronomici nel centro della città degli Acaia. Presidente, un altro segnale importante di ripartenza, un'altra manifestazione che torna dopo gli anni complicati, Expo Flora a Fossano, anche se non un tempo bellissimo, però c'è la felicità di tornare a questi appuntamenti. Assolutamente sì, i primi mesi dell'anno stanno dimostrando quando il territorio stia reagendo agli ultimi due anni, tanti gli eventi in programma, tanti gli eventi che si sono svolti, tanti quelli che si svolgeranno in futuro. Expo Flora ritorna, quindi ancora una volta Fossano protagonista non solo nel mondo della cultura, ma anche in quello che è il mondo delle manifestazioni, perché credo che sia la terza volta in questi primi cinque mesi che siamo qui a Fossano ad inaugurare degli eventi, delle manifestazioni che tornano a muovere l'economia del territorio e spesso e volentieri promuovono quelle che sono le grandi eccellenze del nostro territorio. La ripartenza è difficile, abbiamo oggi una situazione non semplice dal punto di vista generale, quindi tutti noi, non solo il settore agricolo, fatica. Questo evento, che è il primo diciamo di una serie di altri eventi che verranno poi organizzati a Fossano, è veramente il segnale di quello che vuole essere la buona volontà di tornare ad avere un'importanza dell'agricoltura e del settore che oggi diciamo, rappresentiamo.
In questo periodo sicuramente le aziende si sono date da fare, hanno con fatica ritornato, sono ritornate ad avere una, diciamo, un loro ciclo. Allora questo veramente deve essere il segnale per far sì che ogni cittadino, ogni persona che vedrà la manifestazione, vedrà il mercato, possa provare, possa, diciamo, avere possibilità di capire quanto è importante consumare i prodotti del territorio e far sì che le aziende e il territorio stesso ne trovino vantaggio. Nella settimana del 12 maggio l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Cuneo vuole celebrare la giornata internazionale dell'infermiere con la proiezione del film Io Resto di Michele Aiello. L'appuntamento è per martedì 10 maggio alle 20:30 nella Multisala Cinema di Savigliano. Il film racconta un mese nelle corsie di un ospedale e mostra come gli infermieri hanno vissuto il periodo della pandemia durante la prima ondata. Di fronte all'ignoto, per la prima volta una videocamera mostra il fardello emotivo e la gentilezza nei rapporti tra pazienti e personale sanitario durante lo scoppio della pandemia. Durante la riproduzione sarà presente in sala tra l'altro il regista del film, con cui poi al termine sarà possibile confrontarsi. Colgo con piacere che si continui a parlare attraverso le immagini del regista Michele Aiello del nostro impegno quotidiano di infermieri, commenta Remo Galaverna, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo. Questa è l'occasione per raccontare cosa gli infermieri hanno vissuto durante il periodo della pandemia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ed ora la nostra pagina sportiva, molto ricca come ogni lunedì, è ampiamente dedicata al pallavolo. Partiamo dal volley maschile per celebrare un'altra vittoria di Cuneo che supera Santa Croce anche nella gara 2 delle semifinali playoff e dunque vola in finale per giocarsi una promozione in Superlega. Ace di Preti, la festa dei giocatori in campo ed un palazzetto pazzo di gioia. Cuneo raggiunge la finale dei playoff e continua a sognare la Superlega. Lo fa battendo con un netto 3-0 Santa Croce nella gara 2 della semifinale, chiudendo così subito la serie dopo aver vinto la prima partita in Toscana una settimana fa. Di fronte ad oltre 2.400 spettatori e all'incessante tifo dei Blue Brothers, i cunesi non hanno tremato. Anzi, si sono esaltati, confermando di essere in grande crescita in questi playoff dopo un inizio complicato con i due tie break nei quarti di finale con Motta di Livenza. Botto e compagni hanno risolto a proprio favore i primi due equilibratissimi set per poi controllare e chiudere nel terzo, sempre condotto. Decisivo in particolare quell'interminabile secondo parziale vinto al termine di un'altalena di emozioni, con Cuneo che ha prima sciupato due set ball per poi annullarne 5, uno dietro l'altro e chiudere finalmente con il punteggio di 32-30 in un palazzetto caldissimo. In quelle fasi cruciali della partita, così come in tutto il match, a fare la differenza è stato ancora una volta Leo Andrić. L'opposto croato ha gestito con il consueto sangue freddo i palloni più delicati, sbagliando pochissimo e chiudendo con l'incredibile score di 29 punti ed una percentuale del 67% in attacco. Insieme ad una squadra che gira e che sembra sempre più consapevole, in cui ognuno fa la propria parte, e lui il valore aggiunto che sembra poter regalare il sogno Superlega al popolo cunese. Un popolo che ora aspetta di sapere chi dovrà affrontare in finale, visto che l'altra semifinale tra Bergamo e Reggio Emilia si deciderà in gara 3. Allora, adesso andiamo invece ad ascoltare le interviste raccolte nel dopo partita ai protagonisti di questo match che ha regalato appunto la finale a Cuneo. Che emozione è portare Cuneo in questa finale playoff? Anche per te abbiamo visto andare a ringraziare i tifosi, insomma, un significato particolare. Sì, beh, è un altro passo avanti, finale di Coppa Italia, finale di campionato. Adesso non so neanche se è già finita l'altra partita o no, vedo che mi fate segno di no, quindi insomma,
sappiamo chi dobbiamo prepararci. In ogni caso sarà una squadra molto forte, perché Bergamo è molto, molto forte. Reggio Emilia, abbiamo visto quello che ha fatto quest'anno. Non dobbiamo giocare con particolari tensioni, sfruttare bene gli allenamenti. Cambia molto il fatto che non dobbiamo giocare mercoledì da loro, ma possiamo concentrarci già sulla prima finale. Poi un playoff, si giocherà a gara per volta, è lungo, può succedere tutto. Andrić fa il suo lavoro, ma insomma, io ho visto tante cose positive. Non siamo Andrić dipendenti, non dobbiamo esserlo, però è ovvio che lui in attacco è un giocatore di categoria superiore, insomma l'abbiamo preso per questo, ma mi aspetto che ci dia non solo in attacco, ma anche negli altri fondamentali. Adesso abbiamo tempo anche per allenarci su queste cose. La differenza tra Motta adesso è che con Motta dovevamo un attimino rodarci, perché un po' di rodaggio che io rientravo e Leo era la prima settimana che rientrava, a parte del gruppo, di conseguenza l'abbiamo usata per fare esperienza. È stata una stagione tosta, abbiamo fatto il girone d'andata così, arrancando un po', poi abbiamo fatto un bel pilotto di 9-10 partite, se non sbaglio, nel girone di ritorno, che ci ha permesso di chiudere la regular season al secondo posto, e poi i quarti di finale siamo stati molto bravi, li abbiamo fatti bene, anche lì con Brescia erano due partite che potevano nascondere delle insidie e invece abbiamo dimostrato di essere bravi, e poi oggi è andata così. Ripeto, complimenti a loro, perché veramente hanno dimostrato tanto. In bocca al lupo vecchio, ora vincila. E per chi volesse rivivere le emozioni della gara 2 di semifinale tra Cuneo e Santa Croce, lo può fare sintonizzandosi sul nostro canale, sul canale di Telegram, da questa sera alle 21, quando appunto manderemo in onda la sfida tra Cuneo e Santa Croce, quindi appuntamento alle ore 21. Proseguiamo con la pallavolo, ma ci spostiamo in ambito femminile, perché arriva l'ufficialità di un'altra conferma per la Bosca San Bernardo Cuneo, la seconda dopo il capitano Noemi Signorile. Resterà nel capoluogo della Grande nella prossima stagione anche l'opposto francese Lucille Giquel, reduce da una prima annata in bianco-rosso molto positiva dopo una prima fase di ambientamento in cui ha fatto intravedere in questa stagione anche molti margini di miglioramento. Sono molto contenta di rimanere a Cuneo, non vedo l'ora di ritrovare le mie vecchie compagne, la società e i tifosi, e di vivere insieme alle nuove compagne un'altra stagione bellissima come la scorsa. Ci vediamo presto al palazzetto. Queste le parole di Lucille Giquel dopo l'ufficializzazione della sua riconferma, Lucille Giquel, che abbiamo visto in una foto di Danilo Ninotto. Ancora pallavolo femminile, non è ancora in Serie A1 la LPM BAM Mondovì, ma spera di arrivarci attraverso i playoff. Si sta giocando infatti la finale dei playoff promozione della squadra monregalese, però la gara 1 non è andata come si sperava, perché Mondovì in trasferta è stata sconfitta da Macerata, ma solo al tie break, disputando un'ottima gara, e adesso spera di pareggiare i conti nella gara 2 in programma a Mondovì domenica. Dopo una battaglia di 2 ore, la LPM BAM Mondovì ha dovuto arrendersi a Macerata nella gara 1 della finale playoff che vale la promozione in A1. Le padrone di casa si sono imposte al tie break, uscendo alla distanza dopo essersi trovate sempre ad inseguire, ed è proprio questo il rammarico delle Pumine: non essere riuscite a portare dalla loro parte un match che per 2 volte le ha viste andare avanti di un set in un avvio di partita nel quale la squadra di Solforati
si è espressa su ottimi livelli prima di accusare un fisiologico calo nel finale. Trascinata dalle solite Taborelli e Hardman, Mondovì ha infatti spaventato Macerata in avvio, prendendosi il primo equilibratissimo set grazie all'allungo decisivo nel finale e scappando subito nel secondo, quando, avanti anche di 6 punti, ha dato l'impressione di avere il parziale in mano. Le padrone di casa sono però riuscite a rimettere in piedi il set e a spuntarla nel testa a testa finale, prima di venire ancora travolte dalla veemenza delle Pumine nel terzo parziale, letteralmente dominato e vinto a 13 dalle ospiti. Nel saliscendi di emozioni regalato dalla prima finale, Macerata ha ancora una volta trovato la reazione giusta e, complice un calo delle monregalesi, è riuscita a conquistare senza grossi problemi il quarto set, portando il match ad un tie break nel quale la LPM ha faticato a restare attaccata alle avversarie. Ci ha provato, si è avvicinata un paio di volte dopo essere subito andata sotto, ma alla fine ha dovuto arrendersi con il punteggio di 15-10. Il primo atto va dunque a Macerata, ma domenica a Mondovì la squadra di Solforati avrà la possibilità di portare la finale a gara 3 e a sostenere le Pumine ci sarà un Palamanera infuocato. Chiudiamo ancora con una notizia di sport, parliamo di pallapugno. È stato un weekend con tanti rinvii per il campionato di Serie A. Per la quinta giornata del campionato di Serie A sono scesi in campo regolarmente solo Augusto Manzo e Merlese, con la vittoria per 9-2 dei padroni di casa. Sospesa la partita tra Castagnola Lanze e Bormidese sul risultato di 3-1 per gli ospiti, riprenderà questa sera, sta per riprendere lunedì 9 maggio alle 20:30. Inviate invece Corte Emilia Canalese, che si giocherà martedì alle 20:30, e Subalcunio Virtus Lange in programma mercoledì alle 20:30. Già prevista invece la non disputa della partita tra Pallapugno Albeisa e Imperiese, incontro vinto a tavolino dai Liguri per il forfè medico dell'Albeisa a causa dell'infortunio al capitano Campagno. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.